Attraverso dei laboratori, ragazzi e ragazze del liceo linguistico anglo-cinese del Volta di Caltanissetta hanno celebrato il Capodanno cinese. Hanno accolto con un workshop, infatti, nei giorni scorsi l'inizio del nuovo anno, secondo il calendario lunare cinese, l'anno del coniglio. I laboratori hanno permesso agli studenti di approfondire le proprie conoscenze su diversi aspetti della tradizione e della cultura cinese, dalla calligrafia, dedicandosi alla scrittura artistica di frasi augurali, alla cucina, attraverso la preparazione dei ravioli cinesi. L'esperienza culinaria era stata vissuta dagli studenti anche prima del Natale, quando i ragazzi del corso di anglo-cinese hanno preparato delle pietanze tipiche della cultura cinese e inglese durante l'evento English Breakfast. Un evento culturale in tutti i sensi, perché abbiamo avuto la presenza delle lettrici del Confucio di Enna che hanno fatto proprio una lezione su quello che sono gli usi e i costumi, le diversità tra il festeggiamento del Capodanno che per loro cade in periodo diverso, quindi i segni zodiacali, la cultura, le forme insomma di intrattenimento che durante questo periodo di festa, per loro particolarmente sentito, vengono portate avanti. Il progetto ha visto il coinvolgimento delle docenti di cinese Domiziana Giammorcaro e Ada Di Simone, oltre ai responsabili dell'Istituto Confucio dell'Università Core di Enna e le docenti di madrelingua. Noi abbiamo un protocollo d'intesa con la Core di Enna, io questo ci tengo a dirlo, quindi i nostri ragazzi si stanno preparando per gli esami HSK, per le certificazioni. Il nostro obiettivo è quello di portare questi ragazzi ad utilizzare nell'ambito di 2 anni la lingua cinese, cosa non facile, ad un minimo appunto di competenza, di livelli linguistici. A2 e B1, diciamo più o meno come cosa. E la nostra scuola, ci tengo a dirlo, offre ai nostri ragazzi la possibilità di fare gratuitamente le certificazioni, quindi sia quelle di inglese che quelle di cinese, offre delle borse di studio. E quindi cerchiamo di incentivare appunto questi ragazzi allo studio e all'utilizzo della lingua proprio per scopi parlati.